Prego. Grazie Presidente. Il 28 giugno di 50 anni fa, la polizia di New York fece irruzione in un locale, lo Stonewall Inn. Era un locale prevalentemente frequentato da persone della comunità LGBT che frequentemente venivano così molestate dalla polizia, schedate, portate via con delle retate. Quel giorno, il 28 giugno del 1969, i clienti dello Stonewall Inn si ribellarono alla polizia. Da quel giorno, e sono 50 anni, ogni 28 giugno la comunità LGBT in tutto il mondo ricorda il Pride. Il Pride, signor Presidente, non è soltanto una forma di orgoglio di esistere, è molto di più. Il Pride significa la richiesta di vivere in pace, in dignità, in libertà, nel riconoscimento dei diritti che spettano le persone LGBT come spettano a tutte le altre persone. Purtroppo però questo è un cammino ancora molto lungo, lo sappiamo anche noi italiani. Abbiamo ottenuto nel 2016, grazie al governo Renzi, la legge sulle unioni civili, ma siamo stati il paese buon ultimo in Europa e ancora oggi le persone LGBT in Italia non hanno pienezza e completa pienezza di diritti. I Pride si festeggiano anche da noi, ce n'è stato uno bellissimo sabato a Milano con centinaia di migliaia di persone, ma la strada è ancora lunga. Pensi che negli Stati Uniti ci sono ancora soltanto 21 stati nei quali è vietata la discriminazione sui luoghi di lavoro pubblici e privati, soltanto 21 sui 50 stati degli Stati Uniti. E ci sono ancora molti paesi nei quali l'omosessualità è punita con la pena di morte. Io vorrei leggerli. Sono l'Afghanistan, il Brunei, l'Iran, la Mauritania, la Nigeria, il Pakistan, il Qatar, l'Arabia Saudita, la Somalia, il Sudan, gli Emirati Arabi Uniti, lo Yemen. Voglio ricordare anche la Cecenia, dove ci sono esecuzioni extragiudiziali. Allora il tema è che bisogna lavorare su questo. Io sono preoccupato che non succederà purtroppo in questa legislatura, ma bisogna lavorare perché la comunità LGBT è tra di noi, è una comunità spesso non visibile, che decide qualche volta di non essere vista perché non si sente al sicuro, ma ci sono persone gay, lesbiche, bisessuali e trans in tutte le famiglie, di tutti i ceti sociali, in tutte le professioni. Ci sono gay che fanno i medici, lesbiche che fanno gli architetti o che fanno gli infermieri o che fanno i militari o magari gli atleti. Sono dappertutto e contribuiscono come tutti gli altri cittadini italiani alla prosperità del nostro paese. Ed è, io credo, una responsabilità per tutti noi che l'articolo 3 della Costituzione si realizzi per davvero e che lo si faccia tutti insieme, anche se purtroppo non è semplice, per celebrare quella che è appunto la dignità di se stessi, l'orgoglio di se stessi soprattutto, e la bellezza del proprio amore. È ancora un lavoro lungo, però io penso che sia il caso di farlo ed è il Pride che ci ricorda questa responsabilità. Appunto, dopo 50 anni molti passi sono stati fatti, ma la strada è ancora lunga. Penso che anche il Parlamento italiano dovesse spendere qualche minuto per ricordarlo. Grazie, deputato Aiello, prego. Grazie Presidente. Oggi è stato inflitto un duro colpo a Cosa Nostra, alla mafia.